Vado? Posso salutare? Sì, allora buonasera a tutti. Fa piacere essere qui questa sera. Saluto i presenti in sala. Su questa cosa dirò poi due parole. Saluto anche le persone che sono in collegamento per assistere a questo evento. Dicevo che è particolarmente piacevole per me essere qui per la semplice ragione che questo polo culturale, siamo ad Arlate, siamo Calco, Comune di Calco, riapre in presenza con un'iniziativa dopo l'8 marzo 2020. Quindi il tempo ne è passato veramente tanto, abbiamo fatto qualche iniziativa ma tutto è all'aperto. Noi siamo qui naturalmente dotati di tutti i presidi di prevenzione perché questo è ancora il momento dell'attenzione e dell'osservanza delle disposizioni, però possiamo davvero ricominciare in serenità e tranquillità con una serie di eventi. È sempre un piacere anche ospitare la Semina, qui la Semina ha la sede legale, la sede ufficiale, e quindi ripartiamo alla grande, pensando non solo alla ripartenza economica di questo paese, ma anche alla ripartenza culturale. Quindi io auguro a tutti una buona visione, un buon ascolto. Cedo la parola alla dottoressa per la presentazione del relatore, poi dopo avrò occasione di donare un piccolo presente al nostro relatore di questa sera, che ringrazio anticipatamente per la disponibilità. Buonasera. Grazie, io sono Chiara Righi, sono una ricercatrice dell'osservatorio qui di Merate. E in realtà mi ritrovo qui a presentare Gabriele principalmente per il fatto che ho già partecipato a una conferenza alla Semina l'anno scorso, all'inizio di quest'anno mi sembra, riguardo a una mostra scientifica di astrofotografia, e in realtà penso di trovarmi qui anche perché io lavoro, ho la fortuna di lavorare con Gabriele. Stefano ha pensato fossi la persona giusta per introdurre Gabriele. E Gabriele, penso che molti già lo conosciate, è un ricercatore, io appunto lo conosco a livello lavorativo, è un ricercatore estremamente bravo. Devo dire che tutte le volte che vado a una conferenza mi dicono che quando lavoro con Gabriele tutti mi chiedono com'è lavorare con lui, sempre molto divertente. È un atleta, nel senso che con Gabriele appunto si va anche a correre, non è solo un ricercatore molto bravo, e appunto ultimamente ha scritto due libri qua, ne vedete una serie di copie. Oggi ci parlerà principalmente del secondo libro, cioè di fisica moderna, però direi che a questo punto lascerei la parola direttamente a lui per parlare del tutto. Grazie, Chiara. Buonasera, grazie di essere venuti perché questo è il primo evento in presenza. Vi devo dire subito che la sera sarà dura, sarà molto dura, perché devo parlarvi di una teoria, che è la meccanica quantistica, che è completamente illogica, antiintuitiva, non si capisce niente, e se però devo per dire, se voi non capirete qualche cosa, la colpa non è vostra, in parte sarà mia, magari non sono riuscito, ma
ma in parte non è neanche mia, perché tante cose non le ha ancora capite nessuno. Quindi io vi descriverò delle caratteristiche e delle, probabilmente, delle cose tra le più bizzarre che sono state scoperte con questa teoria. Tutti i più grandi fisici del passato e presente insistono nel dire che se qualcuno dice di aver capito la meccanica quantistica, è un fanfarone. Quindi state tranquilli. Per cominciare, però, ho scelto un'immagine abbastanza poetica di una voi che siete all'alba a letto e dalla finestra c'è una fessura nella tapparella da cui è un raggio di luce. Questo raggio di luce è dato dal sole all'alba, per cui un raggio di luce rosso che illumina la vostra stanza di questo colore rossastro. Se guardate bene, vedete anche del pulviscolo, no? Che è tracciato da questo raggio di luce, e cominciate magari a pensare alla luce in generale. Vedete dal punto di vista fisico. Non è detto che pensiate quanto tempo ci vuole per un raggio di luce fatto dal sole ad arrivare fino a noi. Tutti dicono, vabbè, il sole è tante volte, quindi ci mette 8 minuti il raggio di luce per arrivare dal sole. Ma dovete pensare però che il raggio di luce non è tanto fatto dalla superficie del sole, è stato originato e creato dall'interno del sole, che è densissimo. Nasce come un raggio gamma, poi percolando dentro il materiale del sole, no, riesce dopo un bel po' di tempo ad arrivare alla superficie, ma ci mette 100.000 anni ad arrivare alla superficie, quindi è roba vecchia, ci dice come il sole era 100.000 anni fa. Magari invece siete una persona più incline all'arte e pensate, vedete questo raggio di luce, al maestro della luce indiscusso, che non è un fisico, un pittore, è Caravaggio, che è conosciuto universalmente come quello che ha cambiato la storia della pittura con i suoi quadri, perché è il primo che usa la luce da protagonista vera, sempre un regista moderno che illumina con i fari gli vari attori sul palcoscenico. Vedete qua, c'è nella vocazione di San Matteo questa strisciata di luce sulla parete che diventa essa stessa protagonista, che fa a me di fare i paesaggi a Leonardo o gli altri pittori dell'epoca, no? E illumina le mani, i volti e li colpisce. Devo dire che per questo quadro in particolare c'è un piccolo mistero, perché questo è Gesù e questo è San Pietro. Vedete che Gesù indica abbastanza con la mano una persona che dovrebbe essere San Matteo, ma non si capisce chi è. C'è metà della critica che dice che questa persona, questo vecchio, perché ha la mano che sembra indicare, ma dice me, hai scelto proprio me. Però altri dicono, siccome Matteo era un esattore delle tasse, quindi era sempre a contatto con i soldi, che magari appunto, probabilmente magari questo giovane che sta contando delle monete. E quindi questo indice sarebbe ad indicare il giovanetto, però non si sa. L'altra cosa particolare di Caravaggio è che il Papa Michelangelo lo conosceva bene, lo stimava molto, e vedete che questa mano è un omaggio a Michelangelo nella creazione di Adamo. Vedete la somiglianza? Adesso io vi ho girato la mano di Gesù del Caravaggio, no? E se la faccio la sovrapposizione, vedete che ci somiglia tantissimo. Lui aveva visto sicuramente la Cappella Sistina, si trova questo quadro, e quindi lo prendiamo come omaggio a Michelangelo. Bene, come vi ho detto, io stasera vi parlo della meccanica quantistica. Il libro invece è un excursus sulla fisica, specialmente dell'ultimo secolo, che ha visto due teorie fondamentali affacciarsi, che sono la relatività stretto in generale e appunto la meccanica quantistica. E quindi non mi sono fatto mancare niente, e ho preso come trait d'union, come filo rosso, la luce. Perché? Ma perché la luce è entrata
alla nascita è servita al battesimo di tutte e due queste pilastri della conoscenza che abbiamo oggi. Pensate alla relatività che si basa, nasce, comincia con Einstein che decreta, come postulato, che la velocità della luce è sempre la stessa. Ed è da lì che nasce la relatività ristretta che scombina le nostre idee intuitive ma sbagliate su che cosa sia il tempo e che cosa sia lo spazio. Anche la relatività generale parte dalla luce. Einstein scopre che un raggio di luce che transita vicino a un corpo che fa gravità, la Terra, il Sole, eccetera, non va al ritmo a curva. Perché? Perché è obbligato a seguire lo spazio che è curvo anch'esso. Quindi la luce è obbligata a curvare. Tutte queste cose hanno avuto una dimostrazione sperimentale inoppugnabile. Quindi è proprio così. Prego. Va bene, sto qua. Quindi l'argomento è molto grande, io qui mi limito ad una parte di quello che troverete scritto nel libro, che è appunto la meccanica quantistica. Cercando di essere il più semplice possibile, chissà se ci riesco. Va bene, la nostra storia comunque comincia da prima. Comincia la prima e comincia nel 1665 in Inghilterra, quando arriva la peste a Londra, la grande peste, peste nera. A quell'epoca c'era un giovane, Isaac Newton, che aveva 23 anni circa, neanche o appena compiuti, che aveva appena seguito i corsi all'università di Cambridge. E allora, come adesso, tutti vanno in lockdown. L'università chiude per evitare gli assembramenti. È il 1665. Quindi Newton si rifugia a qualche centinaia di chilometri nel suo paese natale, dove c'era sua mamma, che viveva qui a Wolsford. Questo è Wolsford Manor, che era a casa sua. E sta lì per 2 anni. Aspettando che la peste passasse. In questi 2 anni, in completa solitudine, fa tutto. Esprime, si chiama l'annus mirabilis di Newton. Perché? Perché fa le 3 leggi della dinamica, tra cui, non so se vi ricordate, F uguale MA da a scuola. Fa la legge di gravitazione universale, fa, visto che è preso dalla curiosità, una volta fatta la legge di gravitazione universale, gli viene la curiosità di calcolare le orbite dei pianeti. Ma per farlo c'è bisogno di una matematica un pochino avanzata, c'è bisogno di sapere che cosa, come fare le derivate, gli integrali, queste cose strane, e non c'erano. E quindi le fa lui. Quindi apre un nuovo capitolo della matematica da solo e dal niente, perché gli serviva. E tra le altre cose studia i colori e studia la luce. Allora si sapeva già che la luce del sole che passava attraverso il prisma si scomponeva nei 7 colori fondamentali, tra l'altro è lui che fa i 7, dice che i colori fondamentali sono 7, perché 7 sono le cose che si muovono nel cielo, visibile ad occhio nudo, eccetera. Quindi ci sono questi, no, collegamenti. E l'idea però era che fosse il prisma a dare il colore alla luce, non fosse una proprietà della luce stessa. E quindi Newton si inventa un esperimento a casa sua, questo è il disegno originale che fa Newton, lo schizzo. Quindi vedete che c'è la finestra chiusa, perché ho fatto un buco nella persiana, entra un raggio di luce, e questa probabilmente è una lente, questo è un prismone molto grande che divide la luce in 7 colori, poi lui prende un altro prisma, qui si vede meglio, e lo mette, non so, in corrispondenza del giallo. Allora, se fosse un prisma a dare i colori,
questa luce qua che entra nel prisma dovrebbe essere scomposta ancora in tutti i colori, invece no, rimane gialla. Conclusione che ne trae Newton è che i colori sono una proprietà intrinseca della luce. La luce è fatta da robe che hanno il proprio colore. E siccome aveva fatto appena la legge di gravità, penso una cosa simile per far funzionare quello che succede, per spiegare quello che succede. Dice che la luce è fatta di corpuscoli, che vanno a velocità diverse. E le particelle rosse sono più veloci e quindi quando passano attraverso il vetro del prisma deviano di meno, mentre le particelle blu e violette sono meno veloci e quindi deviano di più. Quindi per lui la luce è fatta di particelle. E quando torna a Londra, Cambridge prima, poi a Londra, fa parte della Royal Society, il cui segretario era Robert Hooke. Robert Hooke è rimasto famoso per tante cose che ha fatto, e tra l'altro ha fatto la legge dell'elasticità, delle molle e queste cose. E era uno dei primi scienziati pagati per fare un lavoro di scienza. Il suo lavoro era quello di preparare degli esperimenti da presentare alle riunioni della Royal Society. È presente quando Newton fa un seminario, una conferenza, in cui espone le sue idee sui colori e sulla luce. Ma Hooke era, insieme ad Huygens, un fautore della natura ondulatoria della luce. Pensavano che fosse un'onda. E quindi Hooke alza la mano alla fine e dice: no, bellissima la tua conferenza, eccetera, però io e Huygens la pensiamo diversamente. Pensiamo che non sia fatto di particelle, pensiamo che sia un'onda. E Newton se ne ha male. Se ne ha male, comincia una... si scrivono i due, e in una lettera nel 5 febbraio 1676 c'è scritto questa frase che è diventata famosa, no? Che Newton dice: se ho visto più lontano è perché stavo sulle spalle dei giganti, che tutti noi prendiamo come una frase quasi di modestia da parte di Newton. Peccato che Hooke era un nano. Quindi era uno sfottò micidiale a Hooke. E che cosa ne deduce uno? Poi ci sono tanti altri esempi. Newton scriveva degli articoli che davano ragione a Newton e li firmava con un altro nome. Quando è stato posto a capo della zecca, ha mandato a morte tanti falsari. Erano sì falsari, però insomma. Quindi se ne deduce che non sempre le persone più geniali sono geniali in tutto. Più spesso è come se il cervello ci avesse una quantità più o meno fissa, no? Di intelligenza o di capacità di correlare le cose, e se uno usa troppo per una cosa ne rimane meno per l'altra, capito? E quindi ci sono degli scompensi. C'è un controesempio bestiale di cui vi parlo stasera, che è Bohr, che era proprio bravo in tutto, proprio lui, Bohr. Bene, quindi nel 1703 vai Newton è famosissimo, eccetera, lo fanno presidente della Royal Society. E però in quell'anno muore Hooke. E cosa fa Newton? Ordina che tutte le scoperte fatte da Hooke siano attribuite ad altri. E ordina che tutti i ritratti che c'erano nei corridoi nelle stanze della Royal Society fossero tolti e bruciati. Per cui da allora Robert Hooke è stato detto lo scienziato senza volto, perché non abbiamo immagini sue. E nel terzo centenario della morte, nel 2003, ci sono state le celebrazioni in suo onore e hanno anche commissionato un quadro che questa pittrice ha fatto sulla base delle pochissime indicazioni scritte, no, di come era fatto questo uso. E quindi adesso abbiamo questo ritratto ricostruito in virtuale fatto da questa pittrice. Ma per tutto questo tempo è rimasto lo scienziato senza volto.
Adesso facciamo un altro passo. Quindi, finora vi ho detto Newton, particelle, Hooke e Huygens, onde. E si va avanti così, ma siccome Newton è sommamente più importante e più famoso, la maggioranza degli scienziati di quei tempi pensava alla ragione a Newton, solamente perché era più autorevole. Finché Thomas Hume nel 1801 fa questo esperimento che si chiama della doppia apertura, in cui si fa passare della luce attraverso due buchi. Queste sono è la luce che arriva, questi sono due buchi, e quello che succede è un po' quello che succede. Pensate, queste sono onde del mare, entrano in un porto che ha due entrate. Quello che succede è che le onde, una volta passati i buchi, si propagano a semicerchio e si intersecano. E quando si intersecano, fanno interferenza. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se la luce è pensata come un'onda, un'onda è fatta così, da un fenomeno ondulatorio. Quindi ci avrà, questo è il campo elettrico, ci avrà delle creste e dei denti. Se voi avete due onde le cui creste combaciano e i cui denti combaciano, le due onde si sommano e avete un'onda più grande, molto più grande. Se invece il ventre corrisponde con una cresta, la somma fa zero. Quindi l'onda si annulla. Se queste non sono onde del mare, anche col mare succede, ogni tanto vedete delle onde, dopo un po' ne arriva una più grande, no? È per questo fenomeno qua, onde che si accavallano, se volete. E questa è l'interferenza costruttiva, questa è l'interferenza distruttiva perché vedete niente. Nel caso della luce, qui vedete più chiaro, ovviamente qui vedete niente, vedete buio, vedete nero. E questo è quello che succede in questo esperimento. Qui se ci mettete uno schermo, vedete dei chiari, scuri, chiari, scuri, chiari, scuri. Va bene, questo succede ed è spiegabile molto bene se la luce è un'onda. Con le particelle è più difficile spiegare questa cosa. E nonostante questo, che convince una parte degli scienziati di allora, mica tutti sono convinti, perché Newton è Newton. E bisogna aspettare la metà del XIX secolo, quando vive un altro grande della fisica, che è Maxwell, che è un grandissimo unificatore. Fino alla sua epoca c'erano da una parte i fenomeni elettrici, e dall'altra parte fenomeni magnetici, tipo se io strofino la ceralacca o l'ambra, no? Un bastoncino di ambra, poi riesco ad attrarre i pezzettini di carta, i peli, questa cosa qua. E se io prendo una calamita, attiro il ferro e così via. Questi due mondi erano separati. Tra l'altro dalla parola greca ambra, che si dice electron, viene il nome elettrone, elettricità, elettrone e così via. Maxwell riesce a combinare le due cose, riesce a capire che l'elettricità e il magnetismo sono collegati, e collegati in una maniera precisa, che è un po' gioia e dolore di tutti gli studenti che devono studiare a seconda anno di università, ma anche adesso forse al liceo, le cosiddette leggi di Maxwell, che sono queste qua. Io per tanto tempo, dopo aver fatto l'esame, sognavo l'incubo che il professore mi chiedeva le leggi di Maxwell e io non le sapevo. E non rispondevo, però vabbè. E una sistematizzazione fantastica che produce da subito un grandissimo risultato, un premio per Maxwell, che è questo: lui scopre che se io faccio variare il campo elettrico, nasce un campo magnetico, e siccome il campo elettrico continua a variare, anche lui varia. Ma se io faccio variare un campo magnetico, alla stessa maniera, simmetricamente, nasce un campo elettrico, anche lui è variabile, che quindi fa nascere un campo magnetico, un campo elettrico, un campo magnetico e così via. E queste oscillazioni però non possono stare lì, non possono essere stazionarie, non possono rimanere in un posto, si propagano, e si propagano con una velocità che Maxwell riesce a calcolare, e riesce a sapere che scopre che la velocità di propagazione è 300.000 km al secondo.
si sapeva già che la luce andava a 300.000 km al secondo. E quindi dice, le velocità sono uguali, quindi questo vuol dire che la luce è un fenomeno ondulatorio di elettricità e magnetismo, quindi è un fenomeno elettromagnetico, è un'onda fatta di campo elettrico e campo magnetico come questa, perché vanno alla stessa velocità. E questa è una grande scoperta, si sa finalmente di che cosa è fatta la luce a quel tempo. Quindi dopo Maxwell credo che la totalità delle persone ormai rifiutasse l'idea di Newton e credesse che la luce era un fenomeno ondulatorio fatta da campo elettrico e campo magnetico che si propagavano a questa velocità. Va bene. L'altra cosa che sarà utile per quello che devo dire dopo è che uno dice, beh, c'ho la lampadina a 40 watt, la lampadina a 100 watt, e quindi sono intensità diverse, no? Che cos'è che descrive, che cos'è l'intensità della luce? E tutti credevano che fosse quanto in su nel tempo andava il campo elettrico, poi quanto in su, cioè l'ampiezza del campo elettrico. Più l'intensità è grande, più il campo elettrico, e quindi anche quello magnetico, variava di tanto. Va bene. E tutti erano convinti. Dopodiché si va verso la fine del 1800, in cui tutti gli scienziati erano convinti di aver spiegato tutto. Erano tutta la realtà, per quanto si conoscesse allora, era possibile spiegarla con la gravità e le leggi del moto di Newton, con l'elettromagnetismo formalizzato da Maxwell e anche con la teoria atomica fatta da Boltzmann, un altro grande della scienza che era convinto che la realtà fosse fatta da atomi e aveva spiegato che cos'era il calore, che come si spiegava la parola difficile che adesso vi dico che si chiama entropia, che potete tradurre con disordine, insomma le leggi della termodinamica cosiddette. Comunque si pensava che ormai si fosse arrivati quasi alla fine della fisica, cioè più niente da scoprire. Si dovevano riempire i buchi, si dovevano fare esperimenti più precisi, si dovevano aggiungere cifre decimali, ma niente di sostanzioso, di nuovo. E a parte questo, però, la scienza aveva avuto un grandissimo successo, c'era appena stata la rivoluzione industriale, le macchine termiche, le cose, e quindi c'è un gran fermento e soprattutto una grande euforia da parte di tutti, che faceva nascere delle visioni ottimistiche. E si diceva, se noi riuscissimo a sapere la posizione e la velocità di tutte le particelle, sapremmo predire tutto il futuro e sapere tutto il passato, perché è completamente determinato attraverso le leggi di questi tre grandi. Quindi possiamo sapere tutto. E questo si accompagna anche nell'ultima parte del secolo con una decennio di grandi scoperte, perché vengono scoperti i raggi X, viene scoperto l'elettrone, viene scoperta la radioattività, e però viene scoperta anche una cosa che metterà in crisi tutta la costruzione che ci si era fatti. Questa cosa si chiama corpo nero. Che cos'è il corpo nero? Il corpo nero si chiama nero, ma questo nome trae in inganno. È ingannevole. Noi siamo abituati a pensare al nero come non luce, come assenza di luce, no? In realtà è sì nero, ma è nero nella luce visibile. Pensate a un corpo che è immerso qua dentro, no? E che assorbe la luce da tutte le parti e non emette niente, anche lui appare nero. Ma se assorbe senza riemettere, questo qui si scalda, alla fine scoppia. Quindi questo non succede perché tutti i corpi che assorbono luce sono anche capaci di riemettere la luce con la stessa quantità, solo che lo fanno ad una temperatura diversa, quindi cambiano colore, no? E noi per esempio siamo dei corpi neri.
Però non è che siamo luminosi, no? Non emettiamo luce visibile, emettiamo tanto luce infrarossa. Tutti i telefilm con gli occhialini, no? Che le spie, gli agenti segreti che vedono, no? I corpi caldi, i corpi umani, perché sono caldi? Perché emettono l'infrarosso. Quindi anche noi siamo dei corpi neri. Vabbè, dovete sapere che in questa situazione, quindi l'emissione della luce da parte di un corpo caldo, ad una certa temperatura, è assolutamente caratteristica. È assolutamente caratteristica, sono tutti uguali. Ed è questa forma a campana, no? Una campana che ha il suo massimo, che si sposta a seconda della temperatura, però la forma è sempre la stessa. È particolare, no? Voi avete un pezzo di ferro o un corpo umano e c'è sempre questa forma qua, uguale, no? Quindi diventava un problema interessante spiegare perché c'era questa forma. E ci si sono messi in tanti e tutti avevano fallito. Non si riusciva a spiegare. Quindi dall'euforia di fine secolo si passa ad una crisi. Una crisi, però sempre una crisi, all'inizio sempre una crisi, insomma, no, c'era la speranza, vabbè, adesso non abbiamo capito tutto, però con tutta la fisica, che da quel momento si chiama fisica classica, che abbiamo scoperto, riusciremo a spiegare. Ed è con questo spirito che c'è il fisico classico più classico dei fisici, che si chiama Max Planck, un fisico conservatore molto bravo, era la figura dello scienziato a quei tempi, fine 1800, inizio 1900, più in vista, più come si può dire, riverito anche dagli altri. Non a caso il più grande sistema ente scientifico tedesco si chiama Max Planck Institute, una serie di istituti in tutta la Germania che hanno preso il suo nome. Va bene. E lui cerca di spiegare, dopo 4 o 5 anni di tentativi falliti, preso dalla disperazione, pensa una cosa stranissima e dice: ma se la luce è un fenomeno ondulatorio, sarà fatta da una roba che oscilla, no? Cos'è che oscilla? Una cosa semplice che oscilla, un pendolo, per esempio, una talena, un pendolo, va bene. E un pendolo classico ha due caratteristiche. La prima è che può oscillare apparentemente, no? E assorbire qualsiasi quantità di energia, se voi lo spingete, no? Lui è una cosa continua, spingete tanto, lo spingete poco, e lui oscillerà tanto, oscillerà poco. L'altra caratteristica è che sia che oscilli tanto, sia che oscilli poco, cioè sia che abbia tanta energia, quando oscilla tanto ha tanta energia, sia che ne abbia poca, il tempo che ci occorre per fare un giro è sempre lo stesso. Perché quando oscilla tanto arriva qua in mezzo, no? Con grande velocità. Quando oscilla poco la velocità è minore, però fa meno strada. E questo era stato scoperto da Galileo, addirittura. Galileo, andando a messa in una chiesa a Firenze, si era accorto, probabilmente perché il prete era un po' noioso nelle sue prediche, si distraeva facilmente Galileo, e c'era nella chiesa le incensiere attaccate con delle catene al soffitto molto alto, no? E quando c'era vento queste censiere oscillavano. E lui si era accorto che sia che oscillassero tanto, sia che oscillassero poco, facevano sempre lo stesso numero di oscillazioni al minuto. E voi dite, ma allora non c'erano gli orologi, come faceva a sapere il minuto, no? Contava i battiti del cuore suo. Evidentemente Galileo è un tipo molto regolare, tranquillo, non soffriva di palpitazioni e quindi poteva credere, no, che il suo cuore fosse un buon misuratore del tempo. Ed è lui che quindi scopre l'isocronismo, come si chiama, dei pendoli. Vabbè, quindi c'è queste due caratteristiche. Arriva Planck e dice, oh, se fosse così non riesco a spiegare come viene messa la luce. Non mi torna, non viene fuori la forma giusta, non combacia con i dati. Allora fa questa pensata, dice, prima ti ho detto che il pendolo può assorbire qualsiasi quantità di energia, no? Gli do una spinta piccola, una spinta grande, va bene. Adesso dico invece che no, non è
un processo continuo, non posso spingere il pendolo tanto quanto voglio. Posso spingerlo, sì, ma sempre con... lui assorbirà una quantità definita, discreta di energia che è un multiplo di questa roba qua, una costante per una frequenza. La frequenza è quanti giri a secondo fa, quante oscillazioni a secondo fa. Quindi supponiamo che spingere voglia dire dare dei soldi, no? Al pendolo, per dire, mettere la moneta. Come nei soldi c'è il centesimo di euro e non si può andare sotto, anche qui, per questo pezzo di fisica, al pendolo non posso dare mezzo centesimo, non posso dare tre centesimi e mezzo, o gliene do tre o gliene do quattro, un numero intero di una unità, anche se molto piccolina, definita. Planck fa questa ipotesi, lui scrive, preso dalla disperazione, non credendoci, rifuggendo, gli fa schifo, ma la fa lo stesso, e magicamente ottiene un risultato che si accorda completamente con le osservazioni. Passeranno altri due anni prima che lui tenti di spiegare in qualche maniera questa cosa e se ne esce con l'idea che, va bene, non è la luce che è fatta a pezzettini, a centesimi di euro, è proprio il pendolo, l'oscillatore che accetta di essere spinto soltanto, no, a scatti. Non è la luce. E questo è il massimo che pensa. Dopo qualche anno, 5 anni, questo è il 1900, Natale 1900, dicembre, insomma, 1900. Ci abbiamo l'altro mostro, che è Einstein. Nel 1905 ha 26 anni, lavora all'ufficio brevetti di Berna 8 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, perché si lavorava anche a sabato, e il suo lavoro era quello di giudicare i brevetti, dire se erano sbagliati, giusti questa volta, e quindi non faceva un lavoro accademico. Aveva fatto domanda a tutte le università, sia tedesche, sia austriache, sia svizzere, eccetera, non aveva ricevuto nessuna risposta, molto probabilmente perché le lettere di raccomandazione dei suoi professori erano completamente negative. Perché Einstein era uno che si impegnava tantissimo nelle cose che lo interessavano, ma le altre. Per esempio, matematico non interessava mica tanto all'università, e quindi chiedeva gli appunti al suo compagno, Grossman, che diventerà un famoso matematico, perché lui bisognava sempre e studiava sugli appunti di Grossman. Fisica era bravino, molto bravo, ma è proprio di quelle persone, no? Di quegli studenti che si siedono là in fondo e c'hanno sempre sorrisino, no? Come da prendere in giro, da tirasperla, insomma, no? E quindi Minkowski, che è il suo professore di matematica, che sarà uno dei primi a usare la relatività di Einstein, gli fa una lettera brutta e continua a dirgli: tu nella vita non combinerai mai niente. Ma il giudizio più smentito. Vabbè, comunque, lavorando così tanto, non si sa bene come, ma nel 1905 esplode. Ha una esplosione di creatività che lo porta a scrivere in pochi mesi 6 lavori, uno più bello dell'altro. Almeno 2, 2 e mezzo avrebbero meritato il Nobel, che lui prende effettivamente per il primo. E il primo spiega questo effetto che vengo a spiegare adesso, che è l'effetto fotoelettrico. Scrive anche la relatività ristretta, ed è bestiale, perché nel suo articolo sembra un libro di testo per l'università adesso. Proprio era molto molto chiaro, conseguenziale. 2 mesi e mezzo dopo c'era la relatività pubblicata il 30 giugno. Il 27 settembre scrive alla stessa rivista dicendo: scusate, ma riguardo all'articolo che vi ho appena mandato, che avete pubblicato, eccetera, mi sono accorta che mi sono dimenticato una cosa: la derivazione di E uguale a BC quadro. Sono 3 pagine di lavoro solo. La derivazione non è semplicissima, devo dire, comunque è corta. Quindi la formula più bella del mondo è stata fatta in quell'anno lì.
Va bene, e comunque il Nobel lo prende per il primo di questi lavori. Che cosa descrive il primo? Descrive quello che succede quando voi illuminate una lastra di metallo. Noi possiamo immaginare un pannello fotovoltaico su un tetto, no? Il pannello fotovoltaico cosa fa? Cioè, ci sono due modi per usare la luce del sole. Uno è scaldare l'acqua direttamente, l'altro invece è produrre la corrente. Ma perché si produce corrente quando il sole illumina una lastra di metallo? Perché la luce è capace, se ha certe caratteristiche, di strappare elettroni dalla superficie e quindi produrre una corrente direttamente. Si strappano elettroni e quindi si crea una corrente. E l'effetto fotoelettrico, studiato da un altro professore che ha... Vabbè, questo qui diventa nazista e farà tutta una campagna contro Einstein durante il nazismo. Allora, nonostante che sia Einstein che la sua prima moglie, Mideva Marx, che era la sua compagna di scuola, fossero entusiasti delle lezioni o delle conferenze che abbiamo sentito di questo Lenard. Vabbè. Era un fenomeno scoperto da questo che non si capiva assolutamente. Perché? Perché se voi illuminate una lastra di metallo con una certa luce, che però è rossa, di frequenza bassa, non succede niente. Cosa vi viene da fare? Da pensare? È perché ce n'è troppo poca, no? Quindi aumento l'intensità. Ho usato 10 watt, metto 100 watt. Illumino, non succede niente. Se invece uso della luce blu, con la frequenza più alta, anche con i 10 watt succede che posso strappare gli elettroni. E se uso più watt, cioè aumento l'intensità, no? Pensando come un fisico classico, il campo elettrico agisce di più, quindi strappo gli elettroni e gli do più energia. Invece no, quello che succede è che strappate più elettroni, ma tutti con la stessa energia. Anche se il campo elettrico è più grande. Allora Einstein dice, se fosse la luce a essere fatta di corpuscoli, no? Se fosse la luce a essere fatta da quanti, e questi quanti hanno un'energia, come dice Planck, che è proporzionale alla frequenza, che cosa succederebbe? Succederebbe che queste pallottoline, no? Innanzitutto il fenomeno è uno a uno, cioè non è che un elettrone sulla superficie del metallo riceve 6 elettroni, 6 fotoni alla volta, 6 particelle di luce alla volta, succede che ne prende uno. Quindi questa una, se ha abbastanza energia per strappare l'elettrone, lo fa. Quindi se la frequenza è abbastanza grande, riesce a strappare. Se invece la frequenza è piccola, non ce la fa. Anche se io ne ho un miliardo di queste pallottoline, non succede niente. Se io invece ne ho poche, ma queste poche hanno energia sufficiente, strappano gli elettroni. E aumentare l'intensità vuol dire, in questa nuova visione, aumentare il numero di pallottole. E quindi io strappo più elettroni. Ma a tutti gli do la stessa energia. Perché tutti i quanti hanno la stessa energia. Cioè l'intensità non è più il campo elettrico più grande, è il numero di fotoni che è di più. Quindi con questa idea si cambia completamente il paradigma. Non è soltanto spiegare un fenomeno che nessuno era riuscito a spiegare, ma è aprire una nuova visione sulla realtà. La luce torna ad essere fatta di particelle. Ogni particella ha un'energia che è proporzionale alla sua frequenza, quindi al suo colore, se volete. No, c'è la luce rossa, c'è la luce blu. La luce blu è fatta da quanti che hanno più energia e quindi riescono a strappare gli elettroni del vostro fotovoltaico, impianto fotovoltaico. Quindi si cambia completamente. Quindi, chi è che ha fatto nascere la meccanica quantistica? Planck o Einstein? Bene, direi che se Planck è stato il nonno della meccanica quantistica, Einstein è stato sicuramente papà. Perché è stato il primo a dire che la luce è fatta di pezzettini, di quanti.
Planck invece diceva che nello scambio tra radiazione, la luce e la materia, no? Del corpo nero, la materia accettava soltanto dei pacchettini, ma era colpa della materia, non era perché la luce era fatta così. Quindi è sicuramente Einstein. Va bene, poi facciamo un altro salto e entra in scena un francese. Francese di origini nobili, diventerà principe. In francese si pronuncia Louis de Broglie, ma in realtà la famiglia Broglie di Chieri era italiana, era piemontese ed era emigrata in Francia nel 1700 rotti, quindi è di origine italiana. Un ragazzo prodigio che aveva un fratello che si dedicava alla scienza, fratello maggiore, era diventato anche abbastanza bravo e rinomato, però lui si laurea in storia e diritto. Ma si laurea a 18 anni, 19. E dopo essersi laureato, suo fratello comincia a interessarsi di scienza. E quindi in 2 anni si laurea in fisica. E, però succede che sta per cominciare la sua tesi di dottorato in fisica e scoppia la Prima Guerra Mondiale. E lui viene arruolato e il suo compito è quello di decifrare i messaggi che vengono detettati dall'antenna che è posta sulla Torre Eiffel, messaggi tedeschi. E fa 5 anni, tutti i 5 anni della guerra lui fa questo mestiere. Quindi insomma è stato precocissimo all'inizio, poi viene fermato improvvisamente dalla guerra, ma dopo riparte. Dopo riparte, chiede la tesi al suo relatore, che è Paul Langevin, è famoso per un'altra storia, perché è stato l'amante di Marie Curie, molto dopo che era morto il marito di Marie Curie. Ma anche questo Pierre, questo Paul Langevin, aveva una moglie, però erano separati, non c'era divorzio allora. La moglie lo scopre e litigano. La moglie, che viveva da un'altra parte, tra l'altro, no? Va a casa sua, del marito, per trafugare una lettera di Marie Curie e la fa pubblicare sui giornali. Scoppia uno scandalo enorme e Marie Curie, che ha già 2 Nobel, mica uno glielo danno proprio durante quei mesi lì, l'altro l'aveva già preso per la scoperta della radioattività, e niente, viene massacrata, buttano tanto di quel fango tutti i giornali parigini e francesi, che insomma lei apparentemente fa un po' la dura, eccetera, però si ammala anche di rene e così via, e riceve una lettera di supporto da Einstein che le dice non ascoltare questi rettili, no, che non capiscono niente e così via, e verrà riabilitata agli occhi dei francesi perché durante la Prima Guerra Mondiale è capace di attrezzare un centinaio di furgoncini, macchine un po' grandi, con gli apparati per i raggi X che facevano le radiografie ai feriti francesi, salvando un sacco di... E la figlia 17enne, Irene, che prenderà il Nobel insieme a suo marito. Marie Curie ne prende 2, ma il primo lo prende anche il marito, Pierre, quindi sono 3. La figlia prende anche lei 9 insieme a suo marito, quindi al genere, quindi prendono 5 Nobel in la famiglia Curie. Vabbè, è eccezionale. E la figlia 17enne va come Croce Rossini, insomma, va per curare quelli che hanno ferite gravi, fratture e così via, usando questi macchinari. Comunque, Louis de Broglie fa la tesi, chiede la tesi di questo Paul Langevin, dopo tutti questi trascorsi, e fa una tesi che agli occhi del suo relatore, il suo relatore non sa giudicarlo. Dice, ma questo qui sarà un fanfarone o è un genio? Perché? Perché l'idea base della sua tesi è questa. Dice, voi avete dimostrato, no,
Einstein, eccetera, che la luce, che pensavamo fosse fatta di onde, è invece fatta da quanti, quindi da particelle. Vuoi vedere che, per simmetria, le particelle sono delle onde? O possono essere descritte come onde? E l'Einstein, che non sa che pesci pigliare, manda la tesi, che stava per completare, ad Einstein. E Einstein la legge e dice all'Einstein: no, va benissimo, anzi, il tuo studente è riuscito ad alzare un lembo del grande velo. Pensate che voi siete uno studentello, no? Einstein, che vi dice: no, sei riuscito ad alzare un lembo del grande velo. A parte la cosa romanzata, cioè è riuscito a scoprire una cosa intima della natura, della realtà, una cosa grossa, no? Pur nella sua semplicità. E quindi si laurea, e durante, si laurea, prende il dottorato, e durante la discussione di dottorato c'è la commissione, un po' incredibile anche lei, che gli fa delle domande, no? E gli dice: beh, ma lui, va bene tutto quello che hai detto, ma come si fa a dimostrare la tua idea? E lui, senza scomporsi molto, dice: vabbè, ci sono due conseguenze grosse. La prima, conseguenza spettacolare, è che io so spiegare perché le orbite degli elettroni attorno agli atomi sono quantizzate. Cioè, tu avete il nucleo, poi avete una prima regione dove c'è i primi elettroni che sono più vicini, un po' più lontano c'è la seconda cosa, ma non ci sono mai degli elettroni tra la prima orbita e la seconda. Sono in una, a delle distanze, no, fisse, gli elettroni nell'atomo. E nessuno sapeva perché. Si sapeva che potevano saltare da un'orbita all'altra istantaneamente, quando lo facevano emettevano un fotone, oppure lo assorbivano. Ma non si sapeva perché i pianeti, per esempio, intorno al Sole, possono stare dove vogliono. Non ci sono delle zone proibite. Basta bilanciare gravità e velocità che voi li potete mettere dove volete. Quindi noi abbiamo il Sistema Solare in questa configurazione qua, ma in altri sistemi è un'altra e così via. Anzi, i pianeti possono anche migrare, no? E andare da vicino a lontano, viceversa. Gli elettroni no. E lui dice: beh, viene spiegata semplicemente, se gli elettroni sono delle onde, quando fanno un giro, o l'onda, no, si raccorda quando arriva qui perfettamente, e quindi c'è interferenza costruttiva, ma se non si raccorda perfettamente, qui c'è ventre e cresta, e l'elettrone è fottuto. Non può stare lì, non può esistere, fa interferenza. È per quello che abbiamo delle orbite che sono corrispondenti a un numero intero di lunghezze d'onda di queste onde che sono gli elettroni. Quindi questa ha due lunghezze d'onda, questa 3, questa 4, questa 5. È per questo che non può esistere niente in mezzo. Non so se spolugigate l'idea. Quindi lui riesce a spiegare un mistero grande che c'era allora. Perché le orbite degli elettroni negli atomi sono a distanze fisse? La seconda cosa è: vabbè, ma se sono onde, succede la storia delle onde con i due buchi nel porto e così via, no? Allora, se sono delle particelle, c'è sto Marin con il Kalashnikov. Marin col Kalashnikov sarà improbabile, però... è russo, però insomma, no, se sono proiettili di due particelle e che devono passare attraverso una o l'altra di questa struttura, avete due file di buchi nel muro, solo due, no? In corrispondenza di due buchi. Se invece avete delle onde, quello che succede è che le onde riescono a un'onda riesce a passare tra entrambe le finiture, e una volta passata fa come le onde del mare. Sì, apre a ventaglio e c'è interferenza, e quindi ho i bianchi neri, le frange di interferenza. Ma la cosa strana, e qui è il mistero assoluto, è che questo succede anche quando mandate un elettrone solo.
uno si immagina, vabbè, l'elettrone è un'onda, l'altro elettrone è un'onda, sono due onde, no? che possono interferire tra di loro, e quindi c'è questa cosa strana. Invece questo succede anche se mandano un elettrone alla volta. Vuol dire che l'elettrone a un certo punto passa attraverso entrambe le fenditure. Come fa un elettrone a passare entrambe le fenditure? Non può essere una particella. Cosa sarà? Mistero. E è un mistero così grande che uno dei più grandi fisici del 1900, che era Richard Feynman, dice che il più grande mistero della meccanica quantistica è l'esperimento della doppia fenditura con le particelle. Anzi, è l'unico mistero, il solo mistero. Se noi capissimo questo, capiremo tutto. Abbiamo capito? No, non abbiamo capito. Quindi questo esperimento dimostra che, per quanto bizzarro sia, poi sparate un elettrone che avete accelerato, eccetera, no? Questo elettrone, singolo elettrone, passa attraverso le due fenditure, fa interferenza con se stesso, la sua strana cosa, no? E quindi questa interferenza fa sì che può andare qui, può andare qui, può andare là, con probabilità, no? Ma non con certezza. Voi non potete sapere che sicuramente andrà qui o andrà a sinistra. Ce n'è il 20% che va di qua, il 10% che va di lì e così via. Se avete 1 milione di fotoni sapete dire con abbastanza sicurezza quanti saranno quelli che vanno di là, quelli che vanno di qui. Però se avete un fotone su un elettrone solo non potete scommettere. Non sapete dove andrà. È finito il determinismo assoluto. È nata la meccanica probabilistica. Va bene, e questa è una cosa grossa, e ci dice, oh, quello che succede andando a studiare le particelle, eccetera, è completamente diverso da quello a cui noi siamo abituati, da quello che succede nel mondo macroscopico. Tra l'altro, nella doppia fenditura, avete un'onda, ma quando quest'onda sbatte contro lo schermo, voi vedete un puntino, non è che vedete una cosa, no, tutta scialacquina, vedete un puntino, cioè ridiventa particella. Allora, pertanto, per riassumere, ci sono per ora 3 misteri per la meccanica quantistica, no? Per quello che vi ho appena detto. Se devo fare interferire, se una particella interferisce con se stessa, no? Deve essere un'onda mentre viaggia, ma poi quando va allo schermo ridiventa particella. Quindi è un po' tutte e due, no? E ovviamente se l'elettrone deve passare attraverso le due fenditure, il concetto di traiettoria di una palla, no? La palla normale passa o attraverso una o attraverso l'altra, mica in tutte e due. Vuol dire fare gol con una parte e fare corner o fondo dall'altra, non succede mai. Quindi il concetto di traiettoria perde senso. E il terzo è la probabilità. Io non sono capace di dire con sicurezza quello che succede. Ti posso dire che c'è il 50% che vado che arrivi in un certo posto, ma c'è anche il 30% che va da un'altra parte, o il 20% che va di là. E anche se la probabilità diventa sempre più piccola allontanandosi dal posto più probabile, non va mai a zero. Non andare a zero non vuol dire che sì, è piccola, vuol dire che se voi fate tante repliche dell'esperimento, una su 1 milione torna indietro, per dire. Lo fa. Succedono cose strane, cose bizzarre. Va bene, però la storia continua e il 5 dicembre 1901 nasce un altro genio. Vi sarete accorto che sono tutti geni in quest'epoca. È vero, la percentuale è grandissima. E sono tutti molto giovani e molto precoci. Vabbè, nel 1901 nasceva Werner Heisenberg, che aveva un fratello maggiore e il papà li metteva in competizione l'uno con l'altro, facendo dei disastri nella psiche di ognuno.
e Heisenberg sarà sempre competitivo di bestia. Per lui gli avversari erano dei nemici. Avversari vuol dire colleghi di lavoro, erano nemici. Li doveva arrivare primo, sempre primo. Se no, piangeva. Si metteva a piangere, di rabbia proprio. Va bene. E fa i suoi studi, è diventato già conosciuto e abbastanza famoso, ma nel 1925 succede che gli viene un raffreddore da fieno. Lui faceva la scuola a quel tempo tra Copenaghen e Gottinga, cioè la Danimarca e la Germania. Gottinga è dove aveva studiato, e in Danimarca c'era, a Copenaghen c'era il guru di tutti quanti, che era Bohr, che aveva capito che aveva una grandissima stoffa questo ragazzo, e quindi faceva di tutto per averlo con sé, dandogli le borse di studio. Vabbè, c'ha un raffreddore da fieno che sta malissimo, e quindi pensa di andare a passare 15 giorni in questa isoletta sperduta nel mare, che avrà un chilometro quadrato e mezzo di superficie. La particolarità, come vedete, è che non c'è nessun albero. Siccome non c'è nessun albero, non c'è nessun polline, e quindi per chi soffre molto il raffreddore da fieno è un bel posto. Infatti si presenta, c'è l'unico locanda dove ha prenotato una camera, e quando la signora della locanda lo vede, pensa che proprio abbia fatto a botte e che le abbia prese, perché era completamente tumefatto la faccia. Invece era colpa del raffreddore da fieno. Comunque, dopo qualche ora, giorno, lì da solo comincia a pensare, si è ristabilito, e prova che te riprova, sospinto da una grande idea o convinzione che non bisogna descrivere che cosa fanno le particelle da quando si è fatta una misura a quando si fa un'altra misura. Non esiste appunto il concetto di traiettoria, l'unica cosa che conta è descrivere, riuscire a prevedere i risultati di esperimenti. Quello che c'è in mezzo se ne frega. È convintissimo di questa cosa. E lì, alle 3 di notte, c'è scritto del 7 giugno, ha una intuizione formidabile e riesce a inventare un metodo per calcolare e quindi predire quello che succede alla radiazione, ai fotoni prodotti quando un elettrone fa un salto da un'orbita all'altra e così via. Quindi descrive e comincia a descrivere la meccanica quantistica con un metodo che è tutto suo, che si inventa lui, crede, no? E questo metodo consiste in fare delle tabelle di numeri, parametri, e moltiplicarle per nelle colonne, in un modo che si inventa lui. E facendo questa cosa riesce a prevedere tutti i risultati più importanti che si erano già stati ottenuti facendo gli esperimenti con la meccanica quantistica. Lui non sa bene che cosa siano queste cose. E quando torna a Gottinga c'è questo, Max Born, che gli dice: oh Werner, ma questo si sa, i matematici lo sanno, questo sono le matrici, e questi sono i vettori, e questo è come si moltiplica una matrice con un vettore, cioè in matematica questo è conosciuto, solo che all'epoca le matrici non venivano insegnate, nessun fisico le sapeva, e si era inventato tutto lui, comunque era già stato codificato. Max Born e i colleghi si interessano, e insieme a Heisenberg costruiscono la meccanica quantistica, che prende il nome di meccanica matriciale, perché si usano queste tabelle qua, no? Tutti i fisici però, ma che roba è sta qua, visto che non sapevano niente delle matrici, rimane molto oscura la cosa. Però ci sono i risultati, e i più grandi tra i fisici del tempo si accorgono che Heisenberg ha cominciato a imbroccare una strada che dà dei risultati, che è buona, che è promettente. E lui è molto contento, solo che pochi mesi dopo c'è un austriaco, che è Erwin Schrödinger, che ha letto la tesi di De Broglie, finalmente ha avuto una coppia, e l'ha presentata ad un seminario lì dove era. E c'è uno del pubblico, un collega, che dice: sì, va bene,
Broglie ha avuto questa idea, cioè le particelle sono onde, eccetera, ma se fosse vero che le particelle sono onde, devono essere descritte da un'equazione d'onda. No, un'equazione che si sa, no? come le onde sonore, le onde dell'acqua, no? E così via. E De Broglie non la fa quest'onda qui, no? E questo gli mette la pulce nell'orecchio. E si mette lì, tenta di scrivere un'equazione, ma non gli torna. E lui soffriva un po' di tubercolosi leggera, quindi tutti gli anni andava in questo, a Natale, andava in questo chalet sulle Alpi Svizzere, chalet Frisia. Gli anni prima ci andava con la moglie, quell'anno lì ci andava con un amante. Perché dovete sapere che Schrödinger aveva gli slanci creativi quando aveva gli slanci amorosi, ma non con la moglie. La moglie era abituata, infatti aveva come amante un collega di Schrödinger, Hermann Weyl, che era amico di Schrödinger. E ovvero, contenti loro, e tutti i biografi sono alla ricerca di chi era questa musa ispiratrice, era una sua ex. Solo che questo non basta, perché di ex ne ha avuto tante. E quindi... No, nessuno sa, chissà che c'era questa, e lì nel tempo libero, diciamo, scrive l'equazione di Schrödinger, famosa. L'equazione di Schrödinger usa come entità fondamentale una cosa che è proprio l'onda, no? Che deve descrivere il comportamento della particella, e universalmente viene descritta con questa lettera qua, psi. Per cui se andate in metropolitana e vedete due fisici teorici che dicono ma tu hai fatto l'hamiltoniana della tua psi, eccetera, stanno parlando di meccanica quantistica. Tutto il mondo usa psi. Psi in inglese, se sono stranieri, no? Nessuno sa che cosa voglia dire questa psi. Cioè, Schrödinger ha detto, io faccio un'equazione d'onda, no? L'equazione d'onda deve descrivere una quantità che è un'onda, quindi che oscilla, eccetera. Ma di che cosa sia fatta questa quantità? Io non lo so. Riesce lo stesso a fare la sua equazione d'onda. Pensate che roba. Ma non sa di che cosa sta parlando. E nasce un grande dibattito per dare un'interpretazione a questa cosa fantasmatica, no? E arriva lo stesso Max Born, quello che aveva detto ad Heisenberg, guarda che stai facendo una cosa che, no, che si sa in matematica, e lui ha l'idea che la funzione d'onda, eccetera, sia, state a sentire, il quadrato di questa funzione è la probabilità della particella di essere in un punto ad un dato istante. Sono parole, ma che cosa vuol dire, no? Io me l'immagino così. E visto che dicono che nessuno ha capito la meccanica quantistica, mi sento libero di immaginarla così. Io mi immagino un elettrone, no, che viaggia come una roba, no, un fantasmino, una cosa ectoplasmatica, no? E a seconda dell'altezza di queste cose, vuol dire che qui ho tanta probabilità che ci sia un elettrone, invece ci sono le valli, lì c'è meno probabilità che ci sia, che esista. Ma l'elettrone c'è dappertutto. Questo è importante. Questo non descrive l'ignoranza nostra. Questo descrive dove l'elettrone è. 10%, 10%, 10%, 5%, 5%, così via. Questo è quello che dice la meccanica quantistica. Questa non è una nostra defiance nel descrivere quello che succede. È proprio una descrizione della realtà. È la migliore che abbiamo. Cosa succede però quando l'elettrone arriva allo schermo, quando questa roba ectoplasmatica arriva al rivelatore? Abbiamo visto, no, che quando arriva allo schermo c'è un puntino, no? Ridiventa particella. Quindi deve succedere che questa distribuzione, no, di dove l'elettrone può essere, alla fine deve finire in un punto. Ci può più essere, no? Qui c'è il 100% e il resto deve andare a zero. Altrimenti,
No? Non posso rivelare mezzo elettrone io, eh. Mezzo elettrone qui e mezzo elettrone là. L'elettrone è sempre uno solo, però non so dove. E quindi quello che succede si chiama collasso della funzione d'onda, per cui tutta la funzione d'onda collassa e ridiventa una particella. Strano, no? E questo fenomeno viene chiamato collasso della funzione d'onda. Quanto ci mette la funzione d'onda a collassare? Istantaneo. E Einstein dice, cosa istantaneo? Se fosse istantaneo vuol dire che c'è qualcosa che va più veloce della luce. No, buono. E Bohr gli dice, eh sì, istantaneo, fatti tuoi. Tanto non è qualcosa di, no, è la funzione d'onda, non è un messaggio, non è una... La realtà ristretta proibisce a qualsiasi informazione, a qualsiasi messaggio ad andare più veloce della luce. E quindi lui dice, Bohr, succede. D'altra parte è una cosa che descrive quello che uno vede, quello che uno vede che è strano, e quindi anche la spiegazione sarà strana, no? L'elettrone passa da tutti e due e poi diventa uno, no? Vabbè. Quindi il 80% delle volte lo vedo qua, no? Il 20% delle volte lo vedo qui, oppure da tutte le parti e così via. E poi c'è un'altra cosa stranissima. Stiamo quasi per finire, abbiate fede. È che la particella ogni tanto può avere due proprietà, no? Può essere o blu o rossa, o avere una proprietà che è una proprietà magnetica, come se fosse un magnetino. E per spiegare perché la particella è magnetino, viene da pensare che la particella sia una carica che gira. Una carica che gira è come avere una spira di corrente. Se io ho una corrente in una spira, nasce un campo magnetico. Se la corrente fa così, il campo magnetico è l'alto. Se la corrente fa così, il campo magnetico è basso. E la cosa strana è che il magnetrone, per esempio, può avere, questa cosa in gergo si chiama spin, però è magnetino, no? Può avere magnetino in su o magnetino in giù. Non così però. Prendete una direzione a caso, fate la misura, o è così o è così. Ma voi non sapete spesso, no, se la particella sta spin in su o spin in giù. E la meccanica quantistica descrive questa cosa dicendo no, no, è giusto che tu non lo sappia, perché non lo sa neanche la particella. La particella ha tutte e due le possibilità. Ha il 50% di avere così e il 50% di avere così. Mischiati. Mischiati. Lei deciderà soltanto quando la misuri che spina viene. Ma lei non lo sa. Ora, questa cosa è bizzarra, no? Quindi, io vi propongo un'analogia per spiegare questo. No? Quindi, sia blu che rosse, sia spin su spin, fino a quanto le misuro. Ora, ognuno di noi, credo, ha una parte buona dentro di sé e una parte cattivella, che convivono. Poi, quando interagite con un altro, vi viene fuori la parte cattiva o la parte buona, no? Se uno vi fa girare, avete la parte cattiva, no? Se uno è buono con voi, è probabile che anche voi, no? Tirate fuori la parte. Però le avete tutte e due, ed è soltanto quando interagite che tirate fuori una parte. Così fanno le particelle, ce le hanno tutte e due, anche se sono cose che sembrano opposte. Però anche la bontà e la cattiveria sono opposte, no? Quindi le particelle possono essere allo stesso tempo sia buone che cattive, sia blu che rosse, sia spin in su che spin in giù. E, vabbè, e si arriva ad un altro balzo di genio di Heisenberg, questa volta nel 1927. Perché? Perché Heisenberg, che voleva competitivo, voleva primeggiare, eccetera, vede che i fisici preferiscono l'equazione d'onda di Schrödinger, perché con le onde sanno maneggiare, capiscono di più, no? E poi è anche un tentativo di sapere che cosa fa l'elettrone quando da qua va là, cioè la funzione d'onda, no? Che pur essendo molto strana, descrive qualcosa della realtà tra due misure diverse, no? Quindi sembra andare un pochino più profonda. E Heisenberg a questa cosa non gli piace.
va contro la sua filosofia. E invitano lui e Bohr all'istituto di Bohr, Schrödinger, che sta lì una settimana, si ammala, e anche quando si ammala è ospite a casa di Bohr. E Bohr è lì con Heisenberg sulla porta, è lì seduto sulla sedia con Schrödinger con 39 di febbre, che lo tampina, gli chiede, Schrödinger è esausto. E quindi appena può, cioè io vado a fare delle conferenze in America. Va via. E Bohr dice, vabbè, io dopo questo tour de force me ne vado a sciare in Norvegia, e quindi Heisenberg finalmente rimane da solo. Heisenberg abitava qua, nella soffitta dell'istituto di Bohr. L'istituto di Bohr che Bohr aveva costruito, fatto costruire, convincendo la Carlsberg a finanziarlo, la birra, la quale dà anche la casa a Bohr, perché da quel momento la Carlsberg dà la casa Copenaghen, al più illustre, no, personaggio, e a quei tempi sicuramente Bohr l'ha preso già per un bel po', no, è il personaggio più illustre. La particolarità è che dalla casa alla fabbrica della birra c'era un tubo e c'era birra gratis alla spina dentro la casa di Bohr. E questa cosa è continuata. E Heisenberg nel febbraio 1927 sta ragionando finalmente da solo, può sbizzarrirsi e così via, comincia a pensare all'uso della sua meccanica, no, complicata, matriciale, eccetera, e se ne viene fuori con una cosa terribilmente importante. Comincia a pensare facendo una passeggiata nel parco che c'è dietro, no? E poi torna nella sua stanza, comincia a fare i conti, si accorge che è una cosa importante. Si accorge che questa è una cosa, è un caposaldo della meccanica quantistica, e arriva dopo un'ora che siete stanchi, però e non si capisce niente, no? Questi simboli qua. Comunque, cosa vogliono dire? Questa è la posizione x e questa è la quantità di moto. Quantità di moto è la massa per la velocità. La massa, chi se ne frega, è sempre la stessa. Pensiamo a questa come la velocità. Questo simbolo qua, che si chiama delta, esprime l'errore, vuol dire l'errore che io faccio misurando la posizione, moltiplicato l'errore che io faccio misurando la quantità di moto, cioè posizione per velocità, l'errore su posizione per l'errore sulla velocità, non può mai essere piccolo, più piccolo di un tot. Non può essere zero. È sempre maggiore di qualcosa. Che ha la costante di Planck, meno 2, dov'è? Non importa, il concetto è che non è possibile in natura misurare con un'assoluta precisione l'insieme di due quantità, che possono essere posizione, velocità, oppure energia e tempo. Cioè, se una particella ha una certa energia, voi non potete sapere per con assoluta precisione per quanto tempo ce l'avrà. È una limitazione assoluta alla conoscenza che voi potete avere di un fenomeno. Perché? Perché la realtà è così. Non è colpa nostra. Non è colpa del rivelo. Non è colpa di quello che misura la velocità. Non è colpa dell'orologio che segna il tempo. No, è colpa della realtà. In un primo tempo Heisenberg fa questo esperimento concettuale, che è il nostro famoso, si chiama infatti il microscopio di Heisenberg. Lui dice, per spiegare questa strana cosa che ho appena trovato, vi faccio questo esempio. Supponiamo di voler sapere dove è una particella e supponiamo di volerlo sapere usando un microscopio. Il microscopio usa una luce, però no. Quindi bisogna che della luce, no, spatta contro l'elettrone, venga deviato, riflesso lungo il tubo del microscopio, così io lo posso vedere. Ora, se ho una roba grande, no? Vabbè, una roba grande, posso usare un fotone dalla lunghezza d'onda abbastanza grande, perché se è preciso, la lunghezza d'onda deve essere più piccola di quello che voglio misurare, perché se no ho scavata e non succede niente.
Però se ho una particella piccola devo usare una lunghezza d'onda piccola. Ma lunghezza d'onda piccola vuol dire frequenza grande, che vanno al contrario, credetemi. E che cos'era uguale alla frequenza? È uguale all'energia, H nu, no? Moltiplicato per una costante è proporzionale all'energia. Quindi, se io voglio misurare una roba piccola, devo usare dei fotoni bossi, fotoni molto energetici. E devo fare interagire con la particella, non devo andare in conto, perché deve essere degli altri. Ma se il fotone ha tanta energia, lo sforzo figura. E questo impedisce di sapere dove esattamente è l'elettrone. Perché lo sposto, e questo è una cosa che non che è sempre così, una cosa generale. Lui immagina questo esempio nell'articolo che scrive, lo manda alla rivista prima che torni porta alla Norvegia. Ma Heisenberg non ha fatto i conti con il suo mentore e quello che lo ospita, insomma. Quando Bohr torna dalla Norvegia, tutto contento, Heisenberg gli spiega tutto quello che ha trovato, che gli sembra una cosa giustamente grande, e Bohr gli dice, ma te sei scemo, hai sbagliato tutto. È una cosa di principio che hai sbagliato. Innanzitutto l'esempio con il microscopio non va bene, perché succede molto prima che per la diffrazione del fotone dentro le lenti del microscopio che c'è questa cosa. Quindi l'esempio lascialo perdere. Ma tu non hai capito una cosa, né da prendersi per andare contro ciò che perché sei competitivo. Tu vuoi sempre e comunque dire che le particelle non sono tutto sommato delle onde. È per questo che ti sei lanciato in questa cosa. Invece, quello che succede non deve essere interpretato come hai fatto tu, ma in questo modo, unendo due cose che sembrano completamente opposte in una cosa sola. Per esempio, se tu vuoi misurare la frequenza, quindi se volete la quantità di mono di un fotone, no? Cosa devi fare? Prendi un fotone monocromatico, vuol dire una frequenza sola, no? Quindi abbiamo, supponete che sia un'onda, abbiamo un'onda che si ripete uguale a se stessa per tante volte. Bene, se tu la misuri soltanto su un pezzettino, non puoi mai essere sicuro di misurare la frequenza, perché potrebbe essere un fotone che va a zero dopo un po', no? E quindi non ha solo la frequenza di maniera. Quindi devi misurarlo misurando tante lunghezze d'onda, vuol dire che ti chiedi dov'è il fotone, perché non sono dappertutto, no? E quindi c'è una grande incertezza sulla posizione di fotone. Però la sua quantità di moto che dipende dalla frequenza è indeterminato. Se invece devo stare davanti, sì. Se invece metti insieme tante lunghezze d'onda, succede che fai quello che si chiama pacchetto d'onda, non importa, cioè se tu metti insieme tante lunghezze d'onda, fai che qui si sommano e poi vanno a zero fuori. Cosa vuol dire? Vuol dire che il fotone è ben determinato adesso nella sua posizione, sai meglio dov'è, no? Invece di dire è dappertutto in questa stanza, dici no, è solo qua. Però devi pagare lo sconto dicendo che c'hai tante frequenze e quindi tante quantità di moto. E quindi hai un'incertezza sulla quantità di moto. Ecco che lui, Bohr, spiega il principio di determinazione come una proprietà intrinseca della natura, della realtà. La realtà non può essere completamente determinata e catturata fino alla 50ª cifra decimale. La natura aborre la misurazione assoluta, se volete. Aborre la, come si può dire, la precisione. Non ce l'abbiamo la precisione. C'è una cosa nella natura che è dovuta, secondo Bohr, proprio a come è fatta. Bohr spiega tutto dicendo se tu unisci particella e onda, la parte onda ti fa capire che tu non puoi sapere contemporaneamente le due cose, come ho detto prima. È proprio della natura la cosa. E
comincia a pensare quindi a questo principio di complementarietà, cioè i fotoni sono sia particelle sia onde, sono tutte e due le cose. E appunto non è questione di microscopio, eccetera, è proprio la natura che è fatta così. E siccome è fatta così, non può essere determinata e misurata con assoluta precisione. Questo è impossibile. È una proprietà della realtà, della natura. Pizzarro. Sappiamo perché è così, no? È Bohr che pensa questo. Per Bohr, però, era più facile, cioè perché lo dice Bohr, l'ha azzeccata Bohr e non gli altri? Ma perché lui veniva da una famiglia, cosa qui lo stiamo a dire, la famiglia di Bohr. Contraria sunt complementa, è scritto. Gli opposti sono complementari. Cioè, era scritto nello stemma di famiglia, capito? Quindi veniva proprio da una cultura familiare di cercare di includere cose che sono apparentemente contraddittorie, lui invece le vede come tante facce della stessa cosa. Quindi la realtà è a tante facce. Non siamo noi però che manchiamo, no? Noi che non siamo capaci, che i nostri strumenti non sono adatti, eccetera. No, no, è la natura che fa così. Va bene. Questo porta a Bohr a creare una cornice di insieme della meccanica quantistica nel 1927, tenta di dirla a tutti i colleghi del mondo a un congresso che si tiene a Roma nel 1927 in luglio-settembre, però c'è Schrödinger che è lì a Berlino perché è appena stato trasferito e c'è il trasloco. C'è Einstein che si rifiuta di mettere piede in Italia perché ci sono i fascisti e quindi lui non vuole più venire in Italia. Però dopo pochi mesi, dopo due o tre mesi, c'è il congresso Solvay, fatto e finanziato da un industriale, Solvay, che è quello di bicarbonato, che ogni tre anni organizza dei congressi che sono rimasti nella storia, invitando e pagando il viaggio, le spese, eccetera, ai più grandi fisici scienziati del tempo. È rimasto famoso questo perché ha 29 partecipanti con un'unica donna, che è Marie Curie, e 17 dei quali hanno già ricevuto o riceveranno subito dopo il premio Nobel. Marie Curie due però, e qui avete i nomi, ci sono tutti, no? Questo qui era Langevin, era l'amante della Marie Curie, era stata tanto tempo qui, questo è Bohr. Qui c'è Heisenberg, questo è Pauli, questo è Schrödinger, cravattino sempre, più originale. Vabbè, cioè, è una roba incredibile. Non c'è mai più stata, cioè mai più stato un congresso con questo livello di cervelli, mai più. Vabbè, Bohr fa la sua presentazione e riesce a convincere abbastanza, o meglio, rintuzza tutte le domande, le critiche che gli fanno. Non tutti sono d'accordo, perché per esempio Schrödinger e Einstein rimarranno sempre scettici. Però questa cornice ideale teorica è stata battezzata da allora scuola di Copenaghen o interpretazione di Copenaghen, perché Bohr aveva fatto Bohr, e Bohr era riconosciuto da tutti, anche da Einstein, come il guru massimo. E vabbè, cosa vuol dire, cosa si intende, no, per l'interpretazione di Copenaghen? È l'insieme, per esempio, della... No, la realtà è fatta a fantasmino, che Bohr interpreta come la probabilità di esistenza, ad un certo punto e ad un certo tempo, quindi questa probabilità può cambiare nel tempo, tutto fluttua, e poi però quando questa cosa viene misurata, quando interagisce con uno strumento, dopodiché discussioni infinite su che cos'è lo strumento, per cui il gatto di Schrödinger, le robe, vabbè, c'è il collasso della funzione d'onda, e c'è il principio di sovrapposizione, cioè le particelle possono essere simultaneamente una cosa e il loro opposto, e decideranno solo alla fine che cosa essere,
ma sono tutte e due le cose, e la natura non vuole essere precisa, non può essere precisa. C'è una imprecisione insita nella realtà, un'incertezza che è una caratteristica della realtà. Quindi, quando si diceva, fine 1800, no? Se io conoscessi la posizione e la velocità di tutte le particelle, allora potrei predire il futuro, sapere tutto il passato. La cosa sbagliata è la premessa. Non posso sapere la posizione e la velocità di tutte le particelle con infinita precisione. Quindi non posso predire completamente il futuro, eccetera. Soltanto probabilisticamente. La complementarietà, perché la realtà è descrivibile non o con onda o con particella, ma con tutte e due insieme. Un altro concetto opposto che Bohr nella sua mente magica, secondo me, riesce a capire, a mettere insieme. È tutte e due. E quella probabilità non c'è una... se io preparo un esperimento non ho una risposta univoca, unica. Particelle dopo le due fetture può andare qui o può andare là. E ci va, cioè, però io non so prima dove andrà. È probabilistico. Bene, queste sono le conclusioni. Devo dirvi che, come vi ho detto all'inizio, la meccanica quantistica è completamente illogica, è anti-intuitiva, però è affascinante, è abbastanza travolgente, se volete, proprio perché è strana, perché è così misteriosa e nessuno l'ha capita, però è la teoria più testata e di cui si sono fatti esperimenti, che sono stati trovati in accordo con le predizioni teoriche con una precisione stupefacente. Si parla di decima, undicesima, dodicesima cifra decimale. Nessuna teoria è stata testata così tanto ed è risultata così in accordo, no? E d'altra parte uno può anche dire, vabbè, ma se ne frega, tanto a meccanica quantistica tratta delle cose piccoline, no? Cose microscopiche. Nella vita di tutti i giorni, noi per esempio, no? A noi non interessa la meccanica quantistica, possiamo essere descritti dalla meccanica classica molto bene. Questo è vero in parte, però ovviamente noi siamo fatti di particelle piccoline che obbediscono alla meccanica quantistica. E recentemente hanno trovato una cosa molto strana, come curiosità. C'è un pepe rosso che, per cui hanno scoperto che negli occhi ha una strana sostanza che riesce a captare, a vedere il campo magnetico terrestre. E lo fa con un effetto quantistico. E con questo quindi può migrare a 60 km senza sgarrare di un metro. Quindi insomma ci sono certe cose che, per cui la meccanica quantistica dà un contributo anche a organismi macroscopici. Pensate però a una serie di neutroni, no, che sono delle robe da una massa solare mezza dentro 10 km di raggio, è enorme, piccolissime, no? E stanno su, ci sono per un effetto prettamente quantistico. Nane bianche e così via. Quindi ci sono degli esempi anche. L'elio liquido ha delle proprietà, la superfluidità, no? Delle proprietà macroscopiche, la 3 gradi, quindi 3 gradi sotto lo assoluto o meno, lo mettete dentro un recipiente, no? E l'elio va nel recipiente, va subito fuori. Normalmente è vero che con gli oggetti macroscopici non abbiamo quella pluralità e stranezza di effetti che abbiamo con le cose. E ovviamente questo pone seri problemi alla nostra comprensione della realtà. Cioè, abbiamo la teoria più bella del mondo. È la teoria che fa funzionare questi, permette le comunicazioni, transistor, circuiti integrati, luce, laser,
siamo circondati dalla meccanica quantistica. Il nostro mondo è retto da cose, da device, di oggetti che si basano sulla meccanica quantistica, e però non la capiamo. E per ora basta. Grazie. Questo l'avevamo promesso prima, è un piccolo dono a nome del presidente della Semina, Stefano Cubino, a nome di tutta la Semina e un po' anche dell'amministrazione comunale. Grazie. Io in questo momento mi sento come quell'elettrone, voglio passare è collassato. In questo momento possiamo solo regalare questo libro, si intitola Progresso di Aldo Schiavone, un amico vecchia data della Semina e intimo con la realtà. Sperando che il progresso possa essere spiegato meglio dalla teoria quantistica. O con la teoria. Grazie. Grazie. Oh, se volete fare delle domande sono qua, eh. Se non, se vi siete distrutti, niente. Prego. Io tengo la mascherina. Sì, metto anch'io. Lei ha illustrato l'excursus della meccanica quantistica come sostanzialmente un modello teorico, fisico e matematico, che poi ha avuto nel tempo delle prove. E sembrerebbe che, essendo passati ormai quasi 100 anni da quel momento, il tutto si sia, tra virgolette, quasi consolidato o congelato. Però adesso sembra che ci siano degli strumenti, computer quantistici, che potrebbero fare passo avanti. Ecco, quali sono nelle prospettive gli sviluppi che i computer quantistici possono dare sia la teoria che la pratica? Allora, io le dico che cosa so del principio del computer quantistico, che è un mondo molto misterioso anche quello. Allora, i computer nostri vanno sull'1-0, no? Hanno la possibilità di avere due stati soli. Come vi ho detto, la meccanica quantistica considera degli oggetti che sono in questa sovrapposizione di stati, no? Ma anche 3 o 4. Quindi invece di avere 1, 0, possono essere contemporaneamente 1, 2, 3, 4, 5 e incontrare un'altra particella che ha delle stesse caratteristiche e fare delle somme o fare delle cose. E invece di farle con 2 bit solo, ne fa con tanti. Questo produce una efficienza che è esponenzialmente maggiore, perché si fanno i calcoli più in fretta. Ora, e questo è quello che so. Come facciano a funzionare? Mistero della fede. So che comunque ci sono degli investimenti stratosferici di tutte le maggiori multinazionali per arrivare per primi ad avere questo fantomatico computer quantistico. Ci sono delle controversie. Nel senso che si sente dire ogni tanto da gente che lavora in queste cose, che ormai programmano le conferenze stampa ma con anni in anticipo, no? Per avere finanziamenti, anche se i risultati non sono poi così eclatanti. Poi invece ogni tanto sono le notizie sui giornali che hanno fatto questo, hanno fatto quell'altro. Ora, la capacità di calcolo è enormemente, esponenzialmente maggiore di questi computer, permetterebbe ovviamente di risolvere problemi che altrimenti avrebbero bisogno, non so, di 1000 anni di calcolo con i computer moderni. E invece loro, tra tracking, 2 ore, 5 minuti, 3 secondi, non so, sono risolvibili. Quali sono i problemi? Sono i problemi complessi, quando uno ha, per esempio, tante variabili di cui tenere conto. Anche quando l'interazione tra queste variabili, tra queste particelle, tra queste cose, no? Pensiamo al clima,
le cose di base ci sono, no? C'è una differenza di pressione o c'è il vento. Se la differenza è tot, il vento andrà tot. Cioè la cosa di base è ben definita. Però ci sono sempre delle sorprese, delle cose che non ci si aspetta quando si uniscono tante unità. No? Il Nobel che hanno dato a Parisi adesso è un Nobel dato al primo tentativo abbastanza riuscito di descrivere la fisica dei fenomeni complessi. Che è diverso, cioè, che cosa fa? Che cosa ha fatto? Cioè, non sono tanto dentro che cosa ha fatto di specifico Parisi, però so che ha studiato gli stormi degli uccelli, per dire, e ha avuto un finanziamento europeo per studiare quello. Perché? Perché ci sono tante unità che sono i singoli uccelli che quando vanno insieme si comportano in maniera, no, sembra ordinata, ma imprevedibile. E quello che ha scoperto è che un uccello vede quello davanti, quello di sinistra, destra, sopra e sotto, quello dietro no perché non c'ha gli occhi dietro, no? E lui si comporta facendo una media o guardando chi è prevalente nel movimento di questi uccelli. E ne basta un 10-15% di movimento coordinato che lui segue. Che produce un fenomeno nuovo, come dice lui. Se ho uno stormo che va avanti, chi comanda sono quelli davanti. Ma quando girano, i comandanti diventano quelli a lato. No? Questo cambio di potere è una tipica cosa che magari non avevo previsto. No? Cioè, non ci possono essere uccelli alfa, perché cambia continuamente. L'altra cosa che ha fatto sono i vetri di spin. Ma questo è complicatissimo. Allora, dovete sapere che il vetro non è né un liquido né un solido, ma se devo decidere è più un liquido che un solido. Infatti se un vetro lo tengo lì un milione d'anni che sgocciola, ma con una lentezza esasperante. E ci sono certi materiali, per esempio, se io prendo del rame, ho letto, dico quello che ho letto proprio per più qualcosa di... E metto una spruzzatina di polvere di ferro, il ferro ha in sé la proprietà di essere magnetico, no? E di fare le calamite. E quello che succede di solito è che il primo atomo di ferro che decide di orientarsi in una certa direzione influenza quelli vicini, che hanno più probabilità di allinearsi allo stesso modo e quindi di fare, no, tanti piccoli magnetini tutti coordinati che fanno un magnetone, insomma, una cosa grossa. Se io faccio questo esperimento con il vetro, scopro che ogni tanto è così, ogni tanto è così, casualmente. Quindi ci sono delle cose stranissime. Non solo, ma quello che Parisi ha fatto è che succede in questo casino enorme, no, di atomi di ferro orientati da tutte le parti, che ci sono certe regolarità, ci sono dei pattern, ci sono delle cose che si ripetono, e lui ha trovato le leggi che descrivono questa cosa, stesse leggi che uno spera di usare per fare i computer neuronali insomma, no, per mimare il comportamento del cervello. Il cervello è il massimo, no? Di questo esempio qua. Prendiamo un neurone, mica pensa un neurone, no? Ha una capacità, è già complicato di suo il neurone, però se ne metto 100 miliardi tutti belli staccati, mica faccio un cervello, no? Se li metto insieme, li collego, quindi li faccio interagire, c'è una cosa nuova, no? Che prima non avevo. Cioè, la fisica dei sistemi complessi descrive mettere insieme delle cose, delle unità, ma tengo conto anche delle loro interazioni. Quindi le possibilità che ho sono enormemente più grandi, per quello che sono complessi. No? Non è studio una, ho studiato tutto. No? Ho dei fenomeni nuovi. Il neurone non pensa, 100 miliardi di neuroni collegati fanno il cervello. E Parisi ha fatto un passettino, no? Ha fatto qualche cosa in queste direzioni. Quindi, per questi studi, probabilmente, che sono impossibili da seguire con carta e penna, devo fare le simulazioni.
devo dire, cosa succede? Allora io mimo, no, di avere una cosa qui, una cosa qua, e una freccia che va dall'uno all'altro, poi un'altra freccia, contro freccia, le interazioni, no? E per averne 100 miliardi, per mimare un cervello, mi occorre un supercomputer. Ecco che un computer quantistico potrebbe dare un aiuto grande, insomma, no? Io lo userei per quelle robe lì, per dire che cos'è la coscienza, come fa a funzionare un cervello, no? Queste cose. Oppure per il clima, oppure per gli studi di come si è evoluto l'universo. Ma lì anche i computer normali adesso stanno facendo un lavoro buono. Basta, perché sennò facciamo un'altra... No, no, prego, no, basta per questa domanda. Le altre... Sì, qua, dimmi. Due o tre cose rapidissime. Il nostro presidente Stefano Covino, che ci segue in diretta, sì, fa i complimenti e dice che da YouTube sono arrivati moltissimi complimenti. Ah, bene. Abbiamo avuto sia su YouTube sia su Facebook parecchia partecipazione con i complimenti. Una piccola informazione al volo. Un nostro carissimo amico, caro quanto Gabriele, è un ragazzo di 86 anni, ci ha regalato una conferenza sul computer quantistico, ci ha regalato in questi giorni 280 pagine sul computer quantistico. Le ha regalate alla Semina, stiamo cercando di capire come editarle sia in cartaceo che in digitale. Ve li faremo avere, sarà, ce le regale, quindi sarà un dono che la Semina farà, che metteremo in rete. Una cosa invece, la domanda che volevo fare a te, a me ha colpito moltissimo, con tutti i miei limiti, con tutta la mia ignoranza, mi ha colpito moltissimo l'esempio del pettirosso, e allora mi sono domandato e mi domando, chiedo scusa per la banalità delle mie domande, la meccanica quantistica ha a che fare con il mondo artificiale e con il mondo naturale, sì, e quindi è un nostro modo di leggere la realtà, o è anche, come dire, la realtà che è organizzata e che si esprime in questa modalità, e in quanti settori del mondo naturale o artificiale, se hai degli esempi da farci, hai parlato anche delle neuroscienze, prima il rapporto con cervello, eccetera, gli stessi robot neuronali che insomma interagiscono. Ecco, sono curioso di questi aspetti. Allora, io non ne so tanto, però ho letto un libro che è famoso di Schrödinger, che lui ha scritto dopo tutte le sue vicende, che si chiama Che cos'è la vita? Che è diventato un classico perché è stato letto da Watson e Crick, sì, quelli che hanno scoperto, per merito della loro assistente, che poi è stata misconosciuta, vabbè, la Rosalind Franklin, il DNA. Lei ha fatto le fotografie raggi X, scoprendo la struttura, e loro gliel'hanno proprio rubata. Comunque, loro dichiarano che sono stati molto influenzati da questo libro. Che cosa dice più o meno, quello che mi ricorda, di Schrödinger proprio a proposito della vita? Dice, ma qui abbiamo un problema, perché da una parte, se io voglio stabilità, devo usare tante particelle, tanta roba, no? Tante unità. Perché la dispersione è radice di n, va bene, no? Quindi più particelle ho, n su radice di n, cioè radice di n su n, va bene, insomma, ho stabilità, devo usare tanto, faccio le medie meglio, no? Però dall'altra parte questo è dispendioso, no? E io so che il cervello pesa poco, per esempio, e devo trovare un sistema per giustificare la trasmissione dei geni, la trasmissione per fare i figli, insomma, che devono portare le caratteristiche dei genitori e così via. E quindi deve essere una cosa piccola, no? Che deve stare negli spermatozoi, negli ovuli, eccetera. Quindi c'è una contraddizione. Che cos'è che può far combaciare queste due necessità? E lui dice, è la quantizzazione. Prendiamo un atomo, no? Le orbite sono quantizzate. In tutti gli atomi non c'è la possibilità di dispersione lì. Quindi i legami atomici basati sulla meccanica quantistica non soddisfano, non obbediscono alla legge della dispersione delle cose in generale, no? Anche se li scaldo,
un pochino entro certi limiti, rimangono gli stessi. Non è che le particelle muovendosi di più fanno casino, eccetera, se uso una roba quantistica, se uso questa cosa. Per cui è arrivato a definire più o meno una cosa molto vicina al DNA. Quindi lui diceva che deve essere una molecola, complicata quanto si può, quanto si vuole, ma basata su legami quantistici che sono stabili, anche se uso pochi atomi. Quindi la quantistica lì entra proprio alla base, no? della cellula, della trasmissione delle informazioni e così via. Il DNA, altro che chiavetto USB, il DNA è la cosa che finora ha la maggiore concentrazione di informazioni. Adesso stanno provando a usare il DNA per adesso si può modificare il DNA, no? Per codificare le fotografie, e hanno provato a fare la famosa fotografia, una delle prime fotografie del mini filmino, sono 5 fotogrammi del cavallo al galoppo che mostra che c'è un istante in cui tutti e 4 gli zoccoli sono per aria, no? Che era una domanda che si facevano. L'hanno codificato dentro il DNA, poi l'hanno letto e hanno ricostruito il filmino. Cose... Però è anche naturale che sia così, no? È una memoria molecolare che è ancora più piccola delle chiavette USB. Quindi, insomma, è futuro. Infatti, secondo me, ci saranno delle robe ibride, organiche e no, nel futuro. È comunque una cosa da usare, insomma, no? Da poter usare il DNA. Quindi anche lì... C'è una domanda da Facebook di Chiara Righi che chiede se può riportare gli stessi argomenti della conferenza. Esattamente, sì. Il mio libro è nonostante questa conferenza mi rendo conto sia molto densa, nel libro c'è anche qualcosa d'altro. Poi si può sempre rileggere. E con gli stessi aneddoti, stile informale e così via. Sì. Scusate se sono come al solito andato troppo lungo, sempre così, vabbè. Però insomma, senza aneddoti diventava indigesta, e gli aneddoti portano via un po' di tempo, insomma, no? Va bene, se non c'è altro. Sì, ma potete anche prenderli però nella libreria La Torre. Sì. Sì.